Ciao a tutti amici motociclisti appassionati di motori e voi tutti visitatori, bentornati in un nuovo video e benvenuti sul mio canale. Quest'oggi sono in compagnia di mio papà che è qui dietro nello specchietto, mentre quella che vedete qui davanti a voi è la strada che porta verso Rovenna. Ci stiamo dirigendo verso Rovenna perché un amico di famiglia e un amico di mio papà, nonché amico di mio papà, abita proprio a Rovenna e ha un garage pieno di Ciao, di Sì, di Garelli, di Boxer, e quindi oggi piccola trasfertina qui per andare a vedere questo garage in cui ci sono alcuni veicoli che usa anche per delle competizioni, e quindi andiamo a vedere quanti bei mezzi che c'ha dentro. Ora, se questo baldo giovane ci fa anche il piacere di accostare, vabbè, te vedi più. Sa che dura un po' perché va per qua, no? Non ce la faccio a superarlo in salita, quello lì. Dovrebbero mettere un timer per capire quanto manca. One eternity later. Ah, qua i lavori hanno rovinato un po' l'asfalto. Carina anche la strada per salire qui, è bella un po' strettina, però i suoi bei tornanti ce li ha. E poi ha anche una bella vista. Oh, voilà, voilà. Ecco, che asfalto. Ormai dovremmo essere quasi arrivati a Rovenna, infatti. E infatti questa è la piazza di Rovenna, e infatti lì dovevo girare. Mizzega. Passiamo proprio nel paese. Ma va, che bellino! Qua non capisco se è senso unico o doppio senso. Tornantino dentro stretto. Minchia che salita! Bello. E mi sa che ci siamo. Ci siamo, guarda di lì, già parcheggiati. Ma guarda lì come sono assettati! Sono tutti preparati. Ciao! Tutto bene? Sì! Ma che bella vista! Che bello qua! Questi qua sono quelli che fai le gare? Thank you.
mamma mia, che roba c'ho! Ne ha dentro una miriade, ma sono tutti bellissimi, sono tutti messi a posto, precisi, tutti sistemati. E con alcuni, quelli settati più da gara, quelli con le gomme tassellate, va proprio a far le gare. Il campionato si chiama 49.9. Chissà che magari un giorno non vado anche io a fare una garettina. Non c'è niente da fare, quando uno ha la passione si vede, spettacolare. Ovviamente mi ha detto che è da 2 anni a sta parte che dedica tanto tempo a questa passione, però i risultati si vedono tutti, si vedono proprio tutti. Come prima, ma bello, cavolo, è che sono messi lì benissimo, Oh, una garettina io me la farei volentieri a vedere come funziona, no? Sì, magari uno andare a vederla. Sì, prima andare a vederla, poi. Ma io pensavo da molto più tempo, in 2 anni ha tirato fuori... Comunque ho avuto l'ennesima certezza che i soldi e il tempo investiti o spesi, chiamatelo come volete, nella passione, in quello che più ci piace fare, sono davvero i soldi e il tempo meglio spesi, perché poi danno anche soddisfazioni. E erano proprio belle, era proprio una collezione da museo. E poi se ci sono anche queste gare, ben venga. Il lago regala sempre grandi viste. Qua c'è questa bellissima striscia in mezzo che quando si va sopra con le ruote si muovono tutte. Beh, non male come scorcio. Piccolo girettino in riva Cernobbio, sempre bello passare di qua. Ormai ci troviamo sulla via di casa. Se questo video, che credo sarà più breve del solito, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a condividerlo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Con questa vista del lago vi auguro una splendida giornata e noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video. Ciao belli!